Buongiorno a tutti, buongiorno Stefano. Sasha, buongiorno, buongiorno a Ci tutti. ritroviamo dopo una settimana di attesa e che cambiamenti ci sono stati, Stefano? Ebbene, innanzitutto sono passati, oggi cosa sono, 16 giorni, 17 Dall'inizio? giorni, Sì. 17 giorni dall'inizio. Noi abbiamo una situazione che dopo una settimana ha avuto pochi cambiamenti, di fatto. Il più significativo è che sono aumentate ancora le unità che gli ucraini hanno impiegato, hanno cercato di colpire i depositi di munizioni nelle retrovie russe, stanno cercando di cambiare la tattica sul campo, adesso vedremo anche come. Ma ad ogni tentativo, ogni cambiamento inserito nel quadro dell'offensiva, i russi rispondono adattandosi e trovando un modo per bloccarli nuovamente. Questo l'hanno fatto all'inizio e lo stanno facendo ancora adesso. Di fatto l'offensiva è ferma. Si sta infrangendo contro un muro di morte, di fatto, per loro, perché l'offensiva scatenata contro un nemico che assorbe il tuo urto è forte più di te perché ti oppone più artiglieria, l'aviazione che tu non hai e unità ben posizionate con mezzi anticarro, mine, droni suicidi in abbondanza, carri armati che non mancano il bersaglio, e di fatto stiamo vedendo il massacro delle forze dell'offensiva ucraina. Lo stiamo seguendo nei villaggi che vengono presi e che poi vengono tenuti da altre unità. Perché questo? E avviene perché? Perché le unità che sono state mandate, che magari poi riescono anche a prendere il villaggio, sono massacrate. E quindi vengono sostituite da altre che hanno i ranghi completi e affluiscono dalle retrovie. Però poi queste unità, che cosa succede? Subiscono l'artiglieria sul punto, sul villaggio che avevano preso. E alla lunga poi sono costrette a ritirarsi. Oppure non riescono più poi ad andare avanti. Perché? Perché ad esempio vedremo poi sul fronte di Velika Novosolka a conquistare tre villaggi sono state tre unità diverse chiamate una dopo l'altra A sostituire quelle a precedenti. sostituire quelle precedenti, Sì. esattamente. Se vuoi possiamo vedere Volentieri. subito una mappa. Abbiamo alcune mappe dei giorni scorsi. Siamo alla mappa 1 Iniziamo che mi ha mandato, sì. Certo. fronte di Velika, giusto? È del 18, quindi di 3 giorni fa. Noi vediamo come il saliente di Velika sia stato sottoposto a un'intensa attività offensiva da parte ucraina. E poi vedremo nelle mappe aggiornate a 2 o 3 ore fa com'è la situazione attuale. Ho preso la scala della mappa originale per dare l'indicazione di quanto sia la distanza in chilometri persa dai russi su questo fronte. Partendo dai primi villaggi, arrivando a Makarovka, dove sono ancora adesso, hanno perso in tutto 2,5 km. E questa è la famosa offensiva ucraina che non sta avendo alcun effetto, Dopo fondamentalmente. 17 giorni, non dopo 2 giorni, dopo 17 giorni sono così, sono entrati per 2,5 km. Di fianco ci sono due località indicate, ma poi le vedrete. Sono in un caso addirittura è una cascina che ha un nome ed è riportato sulla mappa.
Perché? Perché la scala con cui la stiamo guardando è ingrandita abbastanza, e per cui, perché altrimenti il fronte avanzato lo vedreste insignificante. Il punto è che, ad esempio, sul fianco si sono ritirati da alcune posizioni alcune unità dei militari russi, ma si sono ritirati su posizioni più elevate in quota, più vantaggiose, sì. Esattamente, da cui tengono sotto tiro i villaggi che sono in fondo valle. Infatti vedete che in fondo, in mezzo, scorre il fiume, per citare un famoso film degli anni 90. Ecco, quindi le posizioni più basse sono quelle dove ci sono gli ucraini. I russi sono sia sul fianco destro che su quello sinistro. Gli attacchi sul fianco destro delle difese russe non hanno prodotto i risultati. Di fatto la linea di Novodonetsk tiene, e ogni tentativo di aggirare le difese russe e approfittare dello spazio di campagna libera in mezzo ad alcuni villaggi per scendere sotto, cioè aggirare l'ostacolo dei villaggi e scendere dietro le difese est, è fallito. Di fatto hanno provato due o tre volte, ma non ce l'hanno fatta. Alcune mappe ucraine invece riportavano addirittura che ci fossero riusciti. Il problema è che non è mai successo quello, se non nelle loro fantasie. Cioè loro hanno proiettato su una mappa i loro desideri, sì. Esatto, il tentativo comunicato dal ministero ucraino di aggirare le formazioni russe e raggiungere il villaggio sotto, quello che si vede in basso nella mappa. E niente di tutto ciò si è materializzato. No, infatti, cioè, il problema è che nei desideri e nei comandi, negli ordini impartiti, dovevano raggiungere il villaggio là sotto, aggirando quindi gran parte delle difese, non erano neanche ancora arrivate a Makarovka. E invece poi non era successo nulla, nel senso che sono rimasti su questa linea tra Novodonetsk e la linea del fronte sotto Makarovka, e gli ucraini non si sono mossi da lì, né da un lato né dall'altro. Ogni tentativo è stato respinto. Andiamo alla mappa dopo, che è sempre del 18. Ci siamo. Ed è la zona di Orykhov. Parte sul fianco sinistro della mappa, voi state vedendo le propaggini di quello che era il bacino del Dnepr, e che adesso invece è una distesa di fango e melma, perché il fiume di fatto si è ritirato, ha preso il corso nel tratto più breve, e il resto è un pantano, una palude, sabbia e quant'altro, certo. Sabbie mobili, fango, sì, c'è di tutto. Allora, in questo tratto si è consumata la maggiore offensiva ucraina, che si è avuta sul villaggio, aspettate che vi dico il nome esatto perché è quasi pressoché impronunciabile, Platikatki, che, attenzione, nei giorni scorsi gli ucraini si sono tanto vantati di aver conquistato, e che oggi persino l'Institute of Study of War, che sarebbe un istituto britannico e statunitense, sì, le mappe occidentali che ogni tanto, esatto, guardiamo, dà come persa questa posizione, che è costata la vita a numerose unità ucraine che sono state massacrate. Abbiamo visto la prima ondata aveva perso i mezzi blindati, aveva perso tre carri armati che accompagnavano questi, aveva perso molti mezzi ruotati, Max Pro, Oshkosh e altri, M113. Era stata un'ecatombe, perché poi hanno subito il bombardamento nella notte, con tra il 17 e il 18, con i TOS-1A, quindi gli è piovuto sulla testa delle onde d'urto paurose da parte di questo sistema termobarico, che causa un'onda d'urto che devasta gli organi interni,
anche a distanza di 20 metri dallo scoppio, a differenza del fuoco d'artiglieria che ti può danneggiare solo con le schegge praticamente, ecco che la controffensiva ucraina, scusate, russa, il contrattacco russo ha causato perdite, soldati catturati, fatti prigionieri tra le file ucraine e la perdita del villaggio. Perché? Perché la difesa russa non è una difesa statica come hanno fatto su molte unità di questo fronte gli ucraini, ma è una difesa attiva. E cioè queste non sono le linee trincerate, quelle preparate con i denti di drago, i campi spinati, i campi minati, il filo spinato e dietro le trincee con i russi pronti a sparare. No! Queste sono zone in cui ci sono ogni tanto qualche trincea, qualche punto fortificato, ma per la maggior parte è un campo di movimento in cui le unità russe si muovono, prendono una posizione, la tengono, reagiscono all'attacco ucraino, si ritirano, colpiscono con l'artiglieria e tornano all'attacco. Questo sta avvenendo in questo settore ed è ciò che non si aspettavano gli ucraini né la NATO soprattutto. E cioè la NATO si aspettava che, vedendo, mandando avanti i mezzi occidentali, i Leopard, le forze russe si sarebbero ritirate, prese dal panico. Perché? Perché non c'erano unità Wagner e loro pensavano forse nelle loro fantasie che le unità dei coscritti russi non avessero voglia o capacità di combattere. Ebbene, devono ricredersi, e molto, perché queste unità di coscritti russi non solo rispondono, ma manovrano e contrattaccano alle manovre, agli avanzamenti, agli attacchi ucraini. Quindi tutte le esercitazioni che abbiamo visto da parte dei soldati appena mobilitati, appena portati nella zona dell'operazione speciale, ha avuto i suoi frutti, perché le abbiamo viste queste preparazioni 4, 5, 6 mesi fa cominciare. Sì, ma è anche gente che l'aveva fatto, sì, quando aveva fatto il servizio di leva, perché ricordiamoci che la Russia ha un bacino di persone arruolabili, come termini di legge, tra i 18 e i 60. 40 anni, mettiamo 40 anni, pari a 15-18 milioni, 20 milioni di persone. Hanno scelto quelli che avevano più di recente ricoperto dei ruoli di interesse per la mobilitazione e li hanno chiamati alle armi. Molti si sono offerti anche volontari, per carità. Il punto è che stanno combattendo e molto bene. Le difficoltà ucraine sono al di fuori di ogni dubbio. Cioè, non c'è più nessun organo di stampa occidentale serio che nasconda questa gravissima difficoltà. Addirittura in alcune dichiarazioni della stampa occidentale, dei governanti occidentali, si legge tra le righe un cambio di percezione del conflitto. Non si sente più parlare la vittoria ucraina, ma la Russia non deve vincere, no? Sì, sì, sì. Non si sente più parlare di ricostruiamo noi queste zone qui, l'Italia si ricostruisce. No, si dice la Russia deve pagare. Russia esatto, si farà carico della ricostruzione. Certo che si farà carico della ricostruzione, ma questo significa che tutta l'Ucraina finirà sotto il controllo russo, perché in realtà loro probabilmente sottendono questo ragionamento alle loro dichiarazioni. Perché non c'è altra possibilità che la Russia si accolli la ricostruzione ucraina se non per il fatto che ne abbia la responsabilità diretta, e cioè che sia un territorio diventi un territorio controllato dalla Russia a seguito della sconfitta militare ucraina,
pertanto in quel caso la Russia si farà intero carico della ricostruzione, evidentemente, perché l'Occidente non pagherà mai per aver causato questo conflitto, non pagherà mai per aver storpiato la storia, per aver finanziato i gruppi neonazisti, per aver causato un colpo di Stato che ha causato 8 anni di guerra civile. Ci mancherebbe interno. Altro, figuriamoci. Figuriamoci se vorrebbero pagare loro. L'Occidente non ha ancora pagato per quello che ha combinato in Siria, certo. O in Afghanistan. O in Iraq, certo. O in Iraq. Figuriamoci se pagherà per quello che ha fatto... per quello che hanno fatto le nostre elite di governo in Ucraina. Anzi, Stefano, mi sembra che noi siamo più che altro disposti a regalare tutto il nostro equipaggiamento in modalità land lease, in maniera tale da ammanettarli il più possibile, e insomma continuare questa guerra finché ci sono ucraini, giusto? Sì. Fino a che forse qualcuno non prenderà in mano le redini del paese e si deciderà a firmare la resa. Stefano, io ho ricevuto un commento sul mio canale che vorrei discutere con te. Certo. Un commento di Gianni che dice: mi sembra che voi godiate delle disgrazie del popolo ucraino. Punto. Molto provocatorio, eh? No, no, ma è esattamente il contrario di quello che diciamo. Perché noi ci siamo preoccupati per anni delle disgrazie del popolo ucraino, e che queste disgrazie quali erano? Erano l'aver subito un golpe imposto dall'estero, che un'elite ristretta di neonazisti abbia preso il controllo del paese, che il paese sia di fatto asservito interamente agli interessi di altri paesi, e questa è tutta una serie di disgrazie tremende che ha colpito il popolo ucraino, delle quali ci dogliamo e da anni lo facciamo. Tra l'altro... e denunciamo questa situazione da anni. Semmai mi chiedo, loro che invece sostenevano, lui magari che sosteneva il governo neonazista, il golpe di Maidan, si rende conto di ciò che ha sostenuto e di ciò che ha provocato a questo paese, delle decine di centinaia di migliaia morti, di morti, certo. Che ha provocato questo, se ne rende conto? Ecco, se qualcuno avesse seguito qualcuna delle nostre puntate precedenti avrebbe capito che a noi interessava che si salvassero tutti, in realtà a noi non interessava che vincesse qualcuno o che ci... la cosa importante era che si salvassero tutti e che non ci fossero alcuna guerra così culturale, soprattutto dove, attenzione, in primis sono rimaste vittime tutte le persone filorusse. Quindi dire che noi ci godiamo appunto delle disgrazie del popolo ucraino trovo che sia di una bassezza incredibile. Attenzione però, personalmente... Ma denota molta ignoranza sul nostro lavoro. Personalmente, Stefano, io però godo delle vittorie russe, nel senso che per quanto mi riguarda sono felice che vincano. Non è che posso dire il contrario. Quando vincono. Perché dovremmo dirlo? Ma appunto. Perché dovremmo nascondere una situazione che è reale? Nel senso che è chiaro dove sono, chi ha ragione in questa vicenda e chi ha torto. È chiaro chi ha sovvertito l'ordine democratico di un paese e chi invece ha rifiutato questo cambiamento e si è opposto con la ragione dalla sua parte ed è stato massacrato per questo. Chi ha denunciato i massacri di questi gruppi di neonazisti in passato? Tra l'altro Putin, che al momento da un bel po' è il capo della Russia, è il più moderato tra quelli che ci sono in Parlamento. Vabbè. Ecco, escono veramente delle idee e delle spinte che Putin non accetterebbe affatto. E se ci ricordiamo cosa aveva detto, cosa diceva Zelensky. C'è il gatto che chiama, arriva. Sì. Che succede? Ah, è lì, vuole uscire. Stellina. Ecco fatto, scusate. No, figurati.
Com'è che si chiama il gatto? Presentiamolo. Ah, qualche nome, c'è una Milou Pissi, insomma c'è una terrorista, Milù. ce n'ha tantissimi. Va bene, la mia Kiki è sempre di là, non viene più a trovarmi quando sono in trasmissione. È il mio attentato oggi, ma non si è fatto vedere. È diventata timida la mia. Comunque, il punto è che bisogna conoscere tutta la storia per capire quali sono le vere disgrazie del popolo ucraino. Perché noi quante volte abbiamo detto stanno mandando le persone al massacro? Adesso noi stiamo dicendo stanno mandando al massacro la popolazione Sì, ucraina. questa mobilitazione folle che sta avvenendo ormai da un anno in Ucraina li sta mandando tutti in trincea a combattere per interessi di altri fondamentalmente, anche Sì, perché visto quando. l'equipaggiamento come viene utilizzato in assalti senza senso, in campi minati e quant'altro, uno capisce che qua c'è qualcosa che non torna. Li volete tutti morti? E poi Sasha, non è un caso se non hanno mandato l'Azov Hai ragione, all'attacco, se non certo. hanno Sì. mandato Certo, il Kraken a certo. schiantarsi contro le difese russe, ma hanno mandato dei reparti addestrati in Occidente, tipo la 47esima brigata, la 37esima, la 35esima, il 128esimo di montagna. Te lo ricordi che era stato ritirato da Kherson prima? Da Artyomovsk poi, Sì, ma perché avevano subito perdite enorme, superiori sì. al 70% degli effettivi. Sì. Che vengono reintegrate con nuovi mobilitati, che vengono di nuovo mandati al massacro nelle prossime trincee. E poi, insomma, accusare Sono noi che vogliamo scusami, male eh? al popolo ucraino mi sembra un po' azzardato, ecco. È assolutamente falso. È esattamente il contrario di quello che è nella realtà. E cioè noi denunciamo i crimini del regime ucraino che manda il suo popolo a morire per gli interessi di altri paesi. E Bene, questa è la verità. io ringrazio Gianni per questo commento speciale che ci ha mandato. Sì, ci ha dato modo di chiarire molto Esattamente. bene, meglio per chi ignorantemente non conosce la storia di questo canale, della SITREP, che va avanti dal 2016 e che ha già trattato altre volte, quando c'era in corso la guerra civile e non l'escalation che stiamo vivendo adesso, e che denunciava per tempo debito, prima che gli analisti del dopo si facessero avanti, noi lo dicevamo prima, il rischio appunto che si scatenasse questo conflitto, e avevamo anche spiegato tutte le ragioni che avrebbero portato inevitabilmente a una guerra. Tra la NATO, come stiamo Sì, vivendo, eccoci qua, è il presente di oggi, e la fondamentalmente. Russia attraverso l'Ucraina, lo strumento ucraino. L'Ucraina non è nient'altro che uno strumento attraverso il quale la NATO sta combattendo la Russia senza arrivare a un conflitto atomico. Perché nelle parole di Biden di recente, tra le varie farneticazioni su un saluto alla regina o altro, God save the Queen, sì. o dei discorsi che non hanno né capo né coda, non si capiscono molto bene sulla Cina, soprattutto l'ultimo di recente. Io ho provato ad ascoltare l'audio, ma veramente non capisco di che Sì, cosa sta parlando. È senza senso. Ha detto una cosa di buon senso, che era una cosa che probabilmente gli avevano scritto di dire, la e sentita in cioè cuffia. che, esatto, o nell'auricolare, e cioè che il rischio che la Russia usi veramente le armi nucleari esiste. E questo perché lo dice Biden e non lo diciamo solo noi, che lo dicevamo già prima, quando altri dicevano è impossibile, non si No, non usano le succederà armi mai, sì. nucleari, no? Non succederà mai. Lo dice perché arrivando al momento di dire questi non ce la fanno, no? Perché è evidente che gli ucraini al momento, come hanno impostato fino adesso, adesso parliamo anche poi andando sulle mappe aggiornate, passiamo a All'analisi, spiegare certo. come è cambiata la tattica in questi giorni. L'Ucraina che non ce la sta facendo al momento, o forse deve impiegare il doppio delle forze, ha la possibilità di farlo, badate bene.
ha la possibilità di farlo, ma il doppio delle forze impiegate può significare anche il triplo delle vittime. Non è detto che e anche nessun guadagno, perché a un certo punto può anche capitare che non guadagnate niente. Esatto, io raddoppio le truppe, posso anche non raddoppiare le perdite, posso anche triplicarle, certo, se li mando allo sbaraglio, perché magari si accumulano in punti dove poi arrivano all'artiglieria e fa più danni. Il punto è che Biden sta dicendo, sta ricominciando a parlare del rischio nucleare, e cioè mette le mani avanti, iniziano a mettere le mani avanti. Io sento la sindrome afghana che cresce, no? Che si sta formando. La Russia si farà carico della ricostruzione, è vero, lo diciamo anche noi, sì, sì, sì. La Russia si farà carico dell'intera ricostruzione di tutta l'Ucraina. Poi ci dicono, a fronte dell'andamento diciamo non proprio brillante, perché sennò sembra che godiamo delle disgrazie, no? Non proprio brillante di questa offensiva, e cosa dicono? Dicono, e beh, però sai, c'è il rischio che quello usi la bomba, e quindi sai, non è che possiamo intervenire proprio noi, capisci? Cioè, vi abbiamo aiutati, vi abbiamo dato tutto quello che si poteva dare. Ci abbiamo provato, eh. Non siete stati capaci. Ti ricordi che l'ha detto degli afghani? Vi ricordate che cosa disse Biden sull'Afghanistan? I giornalisti gli chiesero, ma non c'è pericolo che i talebani prendano il controllo del paese? Assolutamente no, rispose Biden. Gli abbiamo dato una quantità di armi mai vista, l'addestramento. Loro devono essere in grado di difendersi, ma devono volerlo. Ma scusami, è anche la fotocopia, infatti, di quello che è successo in Iraq. Tre giorni dopo erano già a Kabul. In tre giorni si è sfaldato tutto l'esercito afghano e l'aeroporto di Kabul era invaso da gente che cercava di scappare, aggrappata letteralmente ai Galaxy, sì, sì, al carrello. Scene, ma l'abbiamo già vista in Vietnam, quelle scene lì, l'abbiamo già vista in Vietnam, quelle scene lì, con, sì, la gente che si aggrappa agli elicotteri per tentare, ma di era scappare, peggio qua, era anche, sì, peggio, ecco, cioè li abbiamo visti volare giù, cadono dagli aerei questi, cioè, dagli aerei, esatto, scene alla film apocalittico americano, certo, tipo 2012 o altro. E questa è una scena, forse, che comunque l'America ripropone a tutti i suoi amici e alleati, fondamentalmente. Ma sì, qui di fatto, se questa offensiva fallisce, come sembra, cioè se va avanti così fallisce totalmente. Gli ucraini fino adesso hanno aumentato gradualmente le forze che hanno impiegato. Anzi, passiamo alle mappe, dai, così. Dai. Parliamo di quello che succede adesso. Passo alla condivisione. Ci siamo? Ci siamo. Perfetto. Allora, innanzitutto vediamo dall'alto dove ci troviamo. Stanotte cosa è successo? Ci sono stati attacchi con i Geran su diversi punti. Sumi, qui siamo in altre regioni, più nell'interno, ma come vedete sono state colpite queste zone, no? Colpiscono nelle retrovie, i magazzini, questo nella regione di Sumi, ci sono state diverse esplosioni ieri sera, e poi nell'entroterra, questo è Kremenchuk, come si chiama questa zona, andiamo a vedere esattamente se c'è indicato qualcosa che hanno colpito. No, non è esattamente sul punto dove hanno colpito qualcosa. Riescono a individuare i russi i depositi e le aree di schieramento. Sì, esatto. Sì.
Questo l'hanno fatto anche gli ucraini, ci mancherebbe, hanno 70-80 satelliti della NATO che lavorano per loro e hanno colpito Rykovo, che non mi ricordo esattamente dov'è, forse qua, da queste parti, non mi ricordo se era questo o un altro villaggio, comunque lungo la ferrovia, a 105 chilometri dal fronte. Dove cosa è successo? È esploso un deposito della un magazzino dove tenevano i russi le armi, no? E c'è stato un bel botto. Quindi significa che l'attività di intelligence occidentale è funziona, molto certo. Funziona. E gli ucraini hanno colpito con diversi Storm Shadow, mi sembra, questo deposito, facendo un danno significativo, per carità, ma recuperabile per i russi, che non hanno problemi di munizioni per il cannoni, munizioni per le armi, missili o altro. Loro in una settimana ripristinano tutto il materiale che è stato distrutto, lo fanno affluire dalla madrepatria fino qua e hanno risolto il problema. I problemi invece con i magazzini ce li hanno gli ucraini, perché nelle ultimi pacchetti di forniture occidentali, a parte quelli che hanno rastrellato dal Giappone, dalla Corea del Sud, un altro deposito saccheggiato in Israele, Pakistan, sì. Pakistan e altre cose, che però sta rallentando anche il Pakistan, sembra, perché ha delle velleità in tema di scorie, di BRICS, insomma. Qualche cosa vuole fare, e quindi i danni, se perdi un deposito grosso io e un deposito grosso gli ucraini, perché hanno perso anche loro in questi giorni un grosso deposito, il danno maggiore ce l'hanno gli ucraini, senza dubbio, è per loro proporzionalmente 5, 6, 10 volte maggiore che non per i russi, perché i russi hanno una produzione enorme di munizionamento 10 volte superiore a quello occidentale. Come immagino, Stefano, anche la distribuzione sul territorio di questi depositi sia piuttosto vasta, ce ne siano parecchi da scegliere, se fossi l'intelligence ucraina, per poterli fare scoppiare. La stessa cosa non credo che si possa fare con i depositi ucraini, perché vengono distrutti ogni notte. Sì, ad esempio, se io ingrandisco la mappa, vedo che ci sono impact on the warehouse e ce ne sono diversi lungo il fronte. Se io metto 3 giorni, per dire, ecco che appaiono impatto sul magazzino, impatto sul magazzino, magazzino danneggiato, anche qui attacchi colpiti magazzini, anche su Zaporozhye, qui sono punti dove magazzini che sono stati colpiti, a zone industriali, come vedete, non centri abitati residenziali, quindi insomma colpiscono zone precise, palazzi che sono quelli dei servizi segreti, come vedete, sedi istituzionali, non sono attacchi indiscriminati sulla popolazione civile come vogliono far credere. Mediamente, quando ci inquadrano dei palazzi distrutti o altro, molte volte lo furono anche per ammissione stessa dell'ex portavoce del presidente, sono dovuti al fatto che la difesa antiaerea ucraina è posta all'interno delle città, come abbiamo visto a Kiev. Se tu lanci 20 missili, uno, due finiranno su qualche palazzo, magari il lancio, e ricadranno sui palazzi, certo. Col pieno di carburante, col pieno di esplosivo, e fanno tanti danni, causano incendi, distruzione, oppure colpiscono e deviano magari il Geran, che cade fuori obiettivo su un palazzo, se lo colpisci sopra una città. Ma e non fuori. Anche lì i russi, per evitare danni collaterali in città, mettono le loro difese aeree attorno
per dire un esempio, alla città di Mosca. Adesso qualcuno mi deve spiegare perché questi ucraini devono mettere le difese aeree in mezzo alla città e colpire i loro stessi palazzi. Te lo dico Potrebbero io, metterlo no, fuori. te lo dico io perché? Perché la Russia, ad esempio, stanotte hanno intercettato due o quattro droni che cercavano di arrivare a Mosca. Sono stati intercettati in questo settore, poco fuori la città, nella regione di Mosca. Perché? Perché ci sono, diciamo, anelli concentrici con disposti mezzi antiaerei. Man mano che questi anelli si riducono, la concentrazione o la distanza tra i mezzi diminuisce. E pertanto, quando ti avvicini molto alla città, non riesci a sfuggire alle maglie della difesa aerea. Perché? Perché gli americani monitorizzano i radar delle difese aeree e danno le rotte ai droni ucraini da seguire per evitare le zone con la maggior quantità di segnale o presenza di mezzi antiaerei, e quindi riescono ad avvicinarsi gradualmente a Mosca. Poi che cosa succede? Ah, ci sono i primi, incappano nei mezzi antiaerei che sono comunque concentrati in certa direzione e trovano quindi resistenza, vengono abbattuti, oppure trovano i mezzi della guerra elettronica stesi intorno anche questi fuori dalla città. Se passano anche questi, ci sono poi dei sistemi addirittura anche lì sulle case, ma sono l'extrema ratio, no? Quelli che poi hanno usato, ad esempio, per distruggere quei due droni lanciati probabilmente dall'interno della città, che erano arrivati fino al Cremlino. Non abbiamo ancora capito come li hanno tirati giù, comunque, perché non si era visto il missile No. partire. E come vedete, anche qui ci fa vedere che ci sono i gerani su varie città. Ogni notte gli attacchi di gerani sembra Esatto. che siano in corso, ecco, Cosa sta non c'è stata una mancando? notte in cui non ce n'era uno, ecco. Ma cosa sta mancando fuori da Kiev? Non c'è più la difesa aerea. Quello che sta mancando al fronte è la copertura aerea delle forze ucraine. Non hanno più difesa aerea. Dove sono i nostri sistemi di difesa aerea? I nostri sistemi di difesa aerea sono intorno a Kiev e cercano di difendere le elite ucraine, di fatto, i comandi, i ministeri e quant'altro. E ai russi va benissimo così. Ogni tanto gli colpiscono qualcosa, ma tanto quando vogliono colpire un ministero lo colpiscono. Hanno voluto colpire la sede dell'SBU, l'hanno distrutta. Podalin, o com'è, Podalakov, come si chiama? Budanov. Budanov, bravo. Budanov, che hanno detto che è defunto, manca la conferma ufficiale, Lo vediamo però. solo in poster, incartonato Sì, ultimamente. incartonati che lo abbraccia la gente che lo. Vabbè, anche Zaluzny del resto. Missing in action. Ma Nessuno sa sai, dov'è. Il presidente oggi Putin ha detto che è all'estero. È è all'estero. all'estero. Poi fanno vedere un'immagine in cui lui sembra all'interno di una trincea, ma qualcosa stona. Photoshop probabilmente. Ma no, penso più a intelligenza artificiale che inserisce dei particolari che datano magari in un determinato periodo una foto che magari è un fotogramma di un filmato antecedente. Vedremo, sì. Vedremo. Di sicuro l'avremmo visto prima a Kiev col presidente, se fosse stato veramente Ci sono sano. state delle riunioni importanti a cui Zaluzny Non ha stranamente è partecipato. mancato, sì. Esatto, è andata la sua vice, mi sembra, la facente funzioni. Perché? Perché evidentemente non poteva andare, non è nelle capacità di andarci, ma potrebbero anche dirlo alla fine delle fini. Bodenov è morto e ditelo. Però forse avrebbe Ditelo. un pessimo effetto su quei poveretti a cui viene ordinato di combattere fino alla fine.
direbbero, vedete, muoiono anche loro. Muoiono anche loro, quindi vi danno l'esempio, anche loro si sono sacrificati. Non ha senso dire nascondere che sono. E poi a tutti i soldati ucraini viene data la possibilità di essere curati all'estero o solo ad alcuni. Perché non so se tutti vanno in Germania. No, dubito. Ecco, allora, in che cosa cambia la strategia ucraina? Perché, ecco, questa è la zona, vedete, APU knocked out, e cioè è stata spinta fuori. L'ISV, la vedete la mappa dell'ISV adesso? Sì. Ok, vedete che da già Platykatny, chi in mano russa? Questo conferma esattamente la mappa russa. Questa qui è la mappa anglo-americana, conferma la posizione. Questa è gratis, la potete vedere tutti. Conferma la posizione. Qui ci sono anche le difese, come vedete, queste sono le prime linee di difesa. Siamo lontani ancora dalle prime linee di difesa. Ok? Qui non ci siamo ancora arrivati. Allora, Platykatny è tornata in mano russa. Questa zona qui è tornata sotto controllo dei russi, così come anche questa zona di qua, probabilmente, perché questa mappa qua ti dà vedete la posizione qui in mezzo, ti dice che ci sono sicuramente i russi. Vuol dire che questo settore qua è sotto tiro russo, non c'è nessuno qui in mezzo, non ci sono i russi, non ci sono gli ucraini. Qua saranno gli ucraini, quello sì, ma qui no, non ci sono. Però dice qui è terra di nessuno, quindi io lascio Sì, aperto. zona grigia, ecco, non Zona sappiamo, grigia, certo. esattamente. Ti do le posizioni dove è certo che ci sono i russi. Qua sono tornati i russi, adesso poi l'aggiorneranno, stasera tornerà a posto. Ma cos'è cambiato? Allora, innanzitutto, noi abbiamo visto nei primi giorni, nei primi 10 giorni, mandare avanti molti mezzi corazzati e blindati. Li hanno fatti fuori in quantità enorme. Allora hanno mandato unità. Qui ci sono andati i genieri. Passiamo all'altra. La vedi? Ok. Sì. Togliamo questo che non mi serve. Benissimo. Hanno mandato i genieri qua. Qui è indietro. Da ancora Platykatny In in mano loro, mano. sì, lo Esatto, vediamo. ma per Con le questa. unità, probabilmente era di ieri o prima di ieri. Esatto, però poi vedete che anche qui in mezzo, esatto, questa qui è di ieri, deve aggiornarsi ancora. È più lenta, però qui hanno mandato la 128esima brigata d'assalto, ma non c'erano loro l'altro giorno. Questa è un'altra 128esima forse, ma c'erano gli Jäger, che non vedo più. Non li vedo più. C'era il battaglione Jäger. Sarà stato mangiato dai russi? È sparito. Poi c'era il 130, no, scusatemi, c'era il 130esimo battaglione di ricognizione. Ho sbagliato io. Gli Jäger erano sull'altro fronte. Questi erano a Pjatikatki. Perché non ci sono più adesso? Perché sono stati massacrati. Sì, Ok. dai rapporti dei prigionieri che sono presi in questi giorni abbiamo ricevuto tantissimi video di prigionieri e questo già Sarebbero in conforta, tanti, sì, questo conforta, delle unità avanzanti. e raccontano che su un gruppo di 500 se ne sono salvati in 150. Sì, sono quelli. Perché? Perché li hanno mandati avanti a piedi, cioè li hanno portati in prossimità del fronte con i Con i mezzi mezzi blindati, e poi vi arrangiate. poi li hanno scaricati e li hanno mandati avanti a piedi. Ha un senso. Perché se tu mandi avanti i mezzi blindati con l'aviazione, con gli elicotteri, con le piazzole dove ci sono gli ATGM pronti a farti fuori, è un massacro. Andando avanti a piedi hanno avuto più possibilità e più capacità di raggiungere un obiettivo. E l'hanno conquistato. Il problema è che su di loro è piovuto un mare di artiglieria. E Sì. poi il contrattacco russo.
che li ha spazzati via. E poi nelle vicinanze sono andate altre unità, questa è stata ritirata per eccesso di perdite, e sono subentrati il 128esimo, questo è un corpo d'élite, ha combattuto su vari fronti fino all'esaurimento degli effettivi per due volte di fila. Tre forse addirittura. Sì, beh, a questo punto uno si chiede quanto è rimasto di quegli elementi d'élite. Ma un tot con esperienza sicuramente c'è, perché poi molte volte, la seconda volta, muoiono più quelli nuovi che quelli vecchi, che sanno come evitare magari il fuoco dell'artiglieria diretto e via dicendo. Vedete, ci sono i battaglioni, 128esimo. Questo è il 120, addirittura qui hanno portato la brigata diretta, ok? C'è un altro battaglione che è su quest'altro fronte, che è il 15° battaglione, sempre del 128° di montagna. Però il problema è che hanno portato avanti tutta la brigata, il grosso della brigata hanno portato al fronte. Vuol dire che sono in difficoltà, che cercano lo sfondamento. Che non è un assaggio, come alcuni dicono, ma stanno provando il fronte, sì, cercano non i punti è ancora di... iniziata sì. Non è ancora iniziata, non è così. Qui muoiono a migliaia, una brigata sono, mi sembra, 3.000-3.500 soldati completa di organico, un battaglione sono almeno 1.000. Sì, le cifre, come ne parlavamo prima della registrazione, non le possiamo dare, non le conosciamo, quelle russe che quelle ucraine non sono affidabili in questo momento, quindi non azzardiamo niente. Però sappiamo, almeno dalle informazioni che ci giungono, che la situazione è disastrosa. Posso dire però a stima che su ognuno di questi punti caldi i morti al giorno siano più di 100. Sì. Da parte ucraina, meno, molti meno, da parte russa, perché i russi non usano questo tipo di azioni. Ma poi sono loro in difensiva, sì, sono posti in difensiva. Sono sottoposti a un minor fuoco di artiglieria. Badate, il fuoco dell'artiglieria ucraina su questi fronti è più elevato. Sì. È preciso anche. Sì, però stanno subendo anche perdite di mezzi. E sono praticamente tutti mezzi occidentali, quindi gli stiamo togliendo quell'artiglieria che usano come controbatteria. Sì. Esatto, è in calo. Quella russa è costante, perché? Perché se perdono un pezzo ne mettono due, certo, in sostituzione. Non hanno problemi da questo punto di vista. Poi che sia vecchio o nuovo è uguale. Migliaia e migliaia di pezzi d'artiglieria, di cannoni nelle retrovie per sostituire quelli che eventualmente dovessero perdere. Per cui da questo punto di vista sono molto più preparati per questo tipo di guerra che non l'Ucraina. L'Ucraina faceva delle azioni per tentare di sfondare, di causare il ritiro delle unità russe. Non sta avvenendo. Hanno sospeso quindi l'invio in prima linea delle dirette o delle forze corazzate. Non abbiamo ancora visto arrivare sulla prima linea Sì. Challenger 2. L'hai viste le immagini dei mezzi che sono completamente sprovviste di protezioni dinamiche o simili? Insomma... Ma non le hanno i mezzi occidentali. No, lo so, però resta il fatto che state portando in un ambiente pieno zeppo di ATGM dei mezzi che comunque sia rischieranno di fare una pessima figura. Se il Leopard ha fatto quella figura lì, il Challenger è ancora più pesante e portarlo via da situazioni difficili sarà pressoché impossibile. Hai e visto poi... che si è aggiunto un altro Leopard tra le altre cose? Sì, sì, alle sì. Perdite. Certo. Hanno trovato un altro mezzo distrutto, cioè danneggiato, quantomeno abbandonato. Soldi dei contribuenti europei questi? Sì, c'è la storia anche che molti equipaggi si rifiutino di andare, sì, al fronte con il Leopard, perché è l'obiettivo principale di è tutti. È un magnete. Perché ci sono dei premi anche in denaro, sì, per chi distrugge un Leopard. Mi sembra che uno di questi soldati abbia ricevuto 1 milione di rubli, sì, proprio no, in questi giorni. Non so quanto sono, 3.000 euro? Non lo so, comunque sia, col potere d'acquisto è molto più che da noi, per dire, cioè 3.000 euro da noi sono, sì,
ma non niente di particolare. Là vuol dire il doppio almeno, come se dessero da noi 6.000 euro. Uno stipendio medio credo sia sui 700-800 euro in Russia. Quindi è come dire 4-5 mensilità. Su Horikov invece, andiamo sull'altra mappa. Quindi avete capito in che cosa è cambiato? Che hanno mandato molti più soldati a piedi. Sono In avanti, 10.000 euro forse. usando cortine fumogene, usando vari sistemi che se i soldati sono soldati e basta, ha un effetto, nel senso che magari non sono molto diffusi tra le truppe di coscritti, visori termici, no? Ma una TGM ce l'ha il visore ottico perché ha la camera termica. Un blindato aggiornato ce l'ha, il carro armato ce l'ha, e quindi la cortina fumogena non serve a molto. Stefano, Non torniamo di proprio. nuovo alle mappe perché Sono logicamente, le mappe. ma quando tu poi parli e cominciamo a divagare così, preferirei averti in video invece che Sì, lasciare le ok. mappe statiche ai Poi nostri ascoltatori. nella zona, no, ma stavo parlando appunto della spiegazione sulla mappa, sul terreno. Per quanto riguarda ad esempio la zona di Horikov, ci sono stati dei tentativi in questo settore. In questo settore avevano tentato uno sfondamento, ma i russi hanno recuperato il fronte. Adesso stanno attaccando anche quest'altra zona dove c'è zona grigia, movimento, per cercare di ricacciare indietro gli ucraini anche lì. C'è un rallentamento degli attacchi ucraini sia da ieri. Ho notato, c'è un rallentamento, stanno subendo probabilmente il peso delle perdite che hanno avuto. In questo momento sembra che abbiano su questo fronte più le iniziative russe che non gli ucraini, per dire, ma l'offensiva è quella ucraina, non è quella russa. Allora, poi abbiamo attacchi sul fianco del saliente di Velika Novosolka, dal fianco, poi un attacco di nuovo nella zona di Makarovka, vedete a quel punto dove avevo detto che c'era stato un arretramento delle forze russe su posizioni più elevate, e in questo caso cosa succede? Sembra che stiano da queste posizioni tenendo e reagendo bene agli attacchi ucraini che non dalla settimana scorsa, se avete visto la mappa di 3 giorni fa, ma anche della settimana scorsa, presa Makarovka, non c'è stato altro avanzamento. Non ci sono stati Questi altri sono avanzamenti. 17 giorni di niente. Esatto. Poi qui abbiamo un altro attacco su Novodonetsk che è fallito, di fatto hanno perso altri mezzi e si sono dovuti ritirare. I russi hanno preso anche degli Oshkosh come trofeo, abbandonati, ruota bucata, abbandoni il mezzo e scappi a piedi. L'hanno trainato con il carro armato, l'ho visto trainare. Poi lo porteranno a Mosca, che ne so, gli cambiano la ruota, E lo riempiranno di esplosivo. glielo rimandano addosso, E sì. glielo Che rimandano, no? Con un telecomando che lo guida. è una nuova Anche questo tecnica, stiamo sì. vedendo. Esatto. Dove l'hanno imparata i russi? L'hanno imparata in Siria, chiaramente, dove hanno combattuto e dove hanno subito questo tipo di tattica da parte dell'ISIS da un lato e di Al-Qaeda dall'altro, che iniziavano delle offensive lanciando, scagliando dei mezzi sulle formazioni dei punti difesi fortificati dell'esercito siriano. ISIS e Al-Qaeda ovviamente addestrati dai nostri servizi occidentali. Esattamente, ti ricordi le famose forze speciali norvegesi che operavano nel Sì. sud della Siria? Allora, anche nella zona di Avdiivka, di Donetsk, Marinka ci sono combattimenti, ma non stiamo parlando di offensive vere e proprie, ok? Hanno provato solamente gli ucraini ad attaccare una zona qui a nord di Avdiivka, ma non ha avuto successo. Ci sono bombardamenti su Gorlovka,
nel sud di Artyomovsk, torniamo al fronte di Artyomovsk. Qui abbiamo tentativi di attacco da parte delle formazioni ucraine che stanno cercando di arrivare, di penetrare all'interno delle linee russe, che però sono quelle difensive. I russi, bene o male, stanno resistendo su queste linee, nonostante che ci siano attacchi quotidiani da parte delle azioni, molti dell'Azov, tra le altre cose. Però stanno re resistendo e di conseguenza chi attacca e perde, non riesce a raggiungere l'obiettivo, si ritira perché ha subito molte perdite e la difesa tiene perché ne ha subite di meno. È evidente che è così. Sul nord e su altre zone sono stati colpiti i punti di raccolta di truppe, ma niente di che. Si vocifera, Stefano, di Abbiamo. qualche azione possibile russa su Kharkov? Sì, adesso ci arrivo. Nella zona di Sacco-Vanzetti, a nord, ci sono stati degli altri tentativi di attacco, ma niente da fare. C'è un'offensiva invece russa, stavolta, nel settore di Kremennaya. Questa zona qui, compreso Siversk, c'è molta attività da parte russa. Poi ci sono annunci di potenziali offensive da parte ucraina nel settore di Siversk, ma vediamo. Quello che mi ha impressionato è stato che siano passati all'attacco nella zona di Kremennaya, i russi, sia a nord che a sud, in questo settore qua. Beh, è stata una delle aree comunque più battute dai russi in questi ultimi Fin mesi. Sì. dall'inizio, esatto, fin dall'inizio. E poi a nord, guardate quanti bombardamenti nel settore di Svatovo. Svatovo è qua, qui siamo tra Svatovo e Kupiansk. E sono molto, molto C'è molta continui. attività, sì. Questo quasi tutti i giorni è così. Belgorod, a Belgorod, che cosa abbiamo noi? Noi abbiamo la presenza di formazioni crescenti da parte russa, e cioè si sono spostati qui PMC Wagner da un lato e le forze speciali Akhmat cecene. Si vocifera almeno Sladkov, il famoso e celebre commentatore di guerra, inviato di guerra russo, di grande esperienza tra l'altro di combattimenti anche lui, perché ha fatto diverse campagne militari quando era nell'esercito. Sladkov parla di una possibile azione a breve da parte dei russi per creare una zona di interdizione, e quindi si riparla di aprire un fronte su Kharkov. Certo che sentir parlare durante l'offensiva ucraina in pieno svolgimento di i russi di riaprire un fronte che era chiuso e sopito, ecco, fa un po' strano, diciamo, no? Ci Sì, certo. dice, ma vorrei mica vedere che ci hanno raccontato delle balle i nostri media. Perché questi qui devono avere una sovrabbondanza di pale, no? Per sì. scatenare un'offensiva. Tutti sti calzini in deposito, Esatto, pronti. sì. Tra le altre cose, poi hanno segnalato diversi colpi di artiglieria che sono caduti stranamente non sullo scalo ferroviario, gli Excalibur, tra l'altro, quelli a guida GPS, sono caduti in zone vicine. È possibile che abbiano subito la perdita dell'orientamento Una causato deviazione. dalla mancanza delle frequenze del GPS, e questo per via della guerra elettronica che ha causato molti problemi anche agli HIMARS su diversi fronti. Ed ecco qua, abbiamo finito quindi le mappe, torno visibile quindi. Voilà. Eccoci qua. Come vedete, abbiamo fatto una bella carrellata di tutto quello che è stato ed è i fronti delle offensive. E
mi chiedo veramente quante siano al momento le vittime ucraine sul fronte. Non sappiamo neanche quanto sono quelle russe, perché è un documento, sono dati secretati dal Ministero della Difesa russa, così come anche l'esercito ucraino non dà le cifre sulle proprie gravissime perdite. Vari voci che escono e dicono: ah, il Mossad dice che sono, non gli do neanche credito, No, certo. perché per me esagerano, ma proprio alla grande. C'è molta propaganda di guerra da una parte e dall'altra. Comunque credo che ormai sia nell'ordine delle 200 centinaia di migliaia, a questo punto, perché le vittime sono tante e da un po' di tempo. È comunque sempre più difficile tenere nascosto lo stato difficile della situazione, dove le famiglie ormai sono in piena coscienza di quello che sta succedendo, dove le persone su strada si ribellano alla mobilitazione, stanno succedendo sempre più problemi, ecco, per l'Ucraina. Vedi, noi siamo passati da una narrativa storpiata occidentale che ci presentava all'altare della patria, al Vittoriale, uno Zelensky che sparava una cazzata gigantesca dicendo: oh, ci sono le code di gente che si arruola in Ucraina. Quando siamo tempestati di immagini che arrivano dall'Ucraina e che fanno vedere le formazioni di, tra le altre cose, in genere sono gruppi nazisti, perché si fidano più di loro, li tengono lì a fare questo lavoro di merda, scusate, perché devono prendere i padri di famiglia e spedirli a morire. Certo, non ci vanno mica E, loro, mandano i mobilitati. esatto. E mandano della gente che non vuole andare a combattere la guerra per gli americani. Perché molta gente capisce che è una guerra che non ha senso per l'Ucraina, e che loro sanno benissimo perché è scoppiata. Lo sanno benissimo, perché sanno benissimo, molti di loro magari negli anni scorsi hanno prestato servizio nel Donbass. E sanno che cosa è stato fatto là. Leggevo recentemente che è stata scoperta una nuova fossa comune di civili nelle zone liberate del Lugansk, dove in alcuni villaggi dove si è accanita la repressione dei battaglioni punitivi, hanno trovato 170 Centinaia di cadaveri. vittime, sì. 170 cadaveri. Quindi voglio dire, questi 8 anni ci sono stati e sono pesati, e mi chiedo quanti degli abitanti di questi villaggi siano stati deportati in altre zone e poi fatti sparire. Sì, quante altre di queste fosse comuni verranno ritrovate? Perché se ne trovi una, a un certo punto può cominciare a diventare un modus operandi. Sì, anche perché in queste zone 8 anni fa non c'era la guerra, dopo l'occupazione non arrivavano i colpi d'artiglieria. Non c'era un fronte mobile, e cioè l'esercito ucraino e i battaglioni punitivi erano arrivati molto più avanti di dove si trovavano poi, dove si è stabilizzato il fronte, e poi sono stati ricacciati un po' indietro, ma i fronti poi sono rimasti congelati. E nessuno andava a bombardare 10-15 km dietro le linee del fronte, o 20 km dietro la linea del fronte. Non lo facevano, non l'ha mai fatto nessuno di qua. E quindi, se ci sono poi delle fosse comuni, quelle sono maturate e cresciute nell'arco degli 8 anni di occupazione. I civili che sono stati intervistati a Mariupol hanno parlato di anni di persecuzione per coloro che erano sospettati di essere filorussi, perché russofoni, perché avevano i familiari dall'altra zona del fronte, e quindi venivano chiamati spesso nelle sedi degli interrogatori a rispondere magari di accuse, e molti non facevano ritorno a casa. Nella famosa libreria,
Sì, non è che ce le stiamo biblioteca. inventando noi queste cose, ci sono tutte le testimonianze, c'è tutto. Se andate a cercare, come al solito, Inventato. Google, no? Esattamente, Quello sconosciuto. quello sconosciuto strumento, no, Sì. per trovare le fonti di stampa anche magari da paesi esteri, no, che non fanno parte del, perché se tu guardi solo la stampa nostra, beh, terrà le nostre parti della NATO, non le nostre, ma quelle dei nostri governanti. Se guardi quella russa, troverai quella regolata dalla Russia, ma se guardi quelle di altri paesi, scopri che c'è un racconto molto diverso di quello che abbiamo vissuto in questi 8 anni. Questi strumenti che ti fanno accedere alla stampa in varie lingue vanno usati molto semplicemente, come li usiamo noi che andiamo a cercare queste testate di stampa ufficiali dei vari paesi, Ma io ne ho poter. un'altra qua, Stefano, per te, è di Le Monde, per esempio. La Francia sosterrà l'adesione dell'Ucraina alla NATO per accelerare i colloqui di pace. Secondo te è una frase che ha senso questa? Grazie. No, non ha assolutamente senso, anche perché anche nella migliore delle ipotesi, l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non può avvenire durante il conflitto, e questo gliel'hanno già detto in tutte le salse, e non avverrà durante il conflitto. Così come anche hanno cercato di attribuire a Israele la fornitura Dei di Merkava, sì. 200 Merkava alla Polonia o all'Ucraina, mentre invece sembra che al massimo ne vendano molti meno a Cipro e al Marocco. Perché? Perché il Marocco aveva mandato alcune decine di T-72 a riparare in Slovacchia o nella Glieli Repubblica hanno Ceca, rubati. e questi che cosa hanno fatto? Hanno interpretato il pensiero non detto e non esplicitato da parte del Marocco di fornire questi T-72 all'Ucraina, e li hanno dati direttamente all'Ucraina. Il Marocco ha detto: "Oh, quelli erano miei." E ha detto: "Perché non volevate fornirli?" No, gli hanno detto loro: "Ah, beh, ci siamo sbagliati, pazienza." E loro adesso prendono, siccome hanno firmato l'accordo di Abramo, Scusami, Marocco. ma la Slovacchia che ha venduto i carri armati di qualchedun altro non avrà dei problemi legali a causa di questo? No, non hanno agito contro, perché comunque il Marocco è un paese molto vicino agli Stati Uniti, e pertanto riceverà qualche cosa In cambio, sì. in cambio. Israele sembra voler cedere al Marocco alcuni, non 300, carri Merkava, perché ne sta mettendo in linea di un nuovo tipo, il Merkava 5. Mark 5, che sarà aggiornato sotto molti punti di vista, soprattutto delle corazze reattive, dei sistemi di difesa antimissile, difesa attiva, quindi contro i missili ATGM e vari sistemi, per colpirli prima che arrivino al carro. E quindi potrebbe aver meno bisogno di alcuni carri che comunque cedendoli incassa dei soldi. Cipro perché ne ha bisogno? Ne ha bisogno in funzione antiturca. Il Marocco in funzione anti-algerina, perché sapete che c'è tensione con l'Algeria. Sono tutti paesi che non cederanno mai all'Ucraina i loro armamenti, esattamente come non ha fatto la Grecia. La Grecia ci è caduta all'inizio perché aveva dato dei blindati che dovevano arrivare in cambio di mezzi tedeschi. Non mi risulta che gliel'abbiano ancora consegnati. Niente, E pertanto loro si sono indeboliti in cambio di nulla. E infatti, quando gli hanno detto: "Vendete, passate i vostri Leopard sì. All'Ucraina. Ecco. all'Ucraina", loro gli hanno detto: "Ma vattene." Sì, Ecco. cosa che noi ovviamente non avremo coraggio di In greco dire, giusto? chiaramente c'è la traduzione labiale, ma. È così, e la nostra, tra le altre cose, noi abbiamo visto di recente la nostra Maloney La che si è mettiamo recata subito, sì. Che tutta sorridente. Mamma mia, quanto sorride, quanto è contenta sta bella, che ragazza! bella, sì. Com'è felice lei! Come vive bene lei! Eh? Vedi, Bella è la la faccia vita, eh. dell'Italia senza problemi.
Arriva a fine mese senza, anch'io arrivo a fine mese tranquillo, mi pagano il 27, io al fine mese ci arrivo brillantemente, brillantemente a fine mese. Bollette ovviamente alle stelle. E succede la successiva parte del mese dopo, che poi magari ci sono dei problemi, no? Ecco. E la Maloney era tutta contenta perché è andata là per sponsorizzare in questa sessione in Francia la candidatura di Roma per il 2030, l'Expo, che spero sinceramente le boccino senza nessun problema, perché l'idea di vedere un altro sperpero di Di danaro denaro, sì. come quello che c'è stato per l'Expo di non mi ricordo che anno fosse a Quella Milano, di quindi. Milano, sì. Esatto, che credo si sia chiuso con un certo Un deficit nel buco, bilancio, un sì, un buco, no? Mi buco. pare, Credo anch'io. e che poi tutta quella struttura sia stata smantellata, smontata e non se ne è fatto più niente o quasi. Quindi qualcuno, solo quelle poche persone, hanno mangiato in questa mangiatoia e tutti gli Sì, altri diciamo hanno pagato. che qualcuno ha avuto modo di cibarsi. Sì. Da dei fondi, nel senso che fornendo servizi materiali o altro hanno avuto il loro tornaconto, no? C'era addirittura la storia del prestito della manodopera che da agenzia a agenzia arrivava poi alla fine alla manodopera vera che veniva prestata a 600 euro al mese contro 2000 rotti pagati originariamente, Quindi no? E poi dicevano sì, ma fanno esperienza, no? In questo. sono Ma che stage. esperienza vuoi fare per far passare qualcuno e controllare se ha il biglietto? Che esperienza è? Avrebbero meritato veramente che tutti non si fossero presentati il giorno prima e lasciarli nella merda. Ma quindi noi ci ritroviamo di nuovo in questa situazione con una nuova potenziale Chissà, Expo in arrivo? ma Dio ce ne liberi e ce ne scampi di un Expo 2030 a Roma. Ma stiamo scherzando, ma per la carità. Bene, io Ma adesso ci la vanno tolgo questa quale? E perché. comunque, dopo tutti i sorrisi e le strette di mano e gli abbracci con Macron, Macron le ha detto: ah, comunque noi sosteniamo l'Arabia Saudita, non voi. E quindi, voglio Che dire, è poi ancora inevitabile da parte felice, sua, ancora sì. più felice, ancora più sorridente, sprizzava gioia da ogni poro della pelle, lucida e tirata oltremodo. Quando è stata in compagnia di lui, Tom Tom Cruise, stavo Cruise, per sì. dire George Clooney, Tom Cruise che ha presentato Mission Impossible con il suo cast a Roma in anteprima. Ma ecco, in questo E periodo di vacche magre, di problemi geopolitici su tutti i fronti, ma davvero dobbiamo fare queste cose qua? ma è proprio così contenta? Cioè, ha tutti questi motivi di gioia in questo momento per la situazione. Noi abbiamo un calo della produzione industriale pesante, Che è pesante solo per l'inizio, sopravvivenza Stefano, vero? economica, eh? È solo l'inizio, vero? D'inizio anno, esatto, d'inizio anno. Sono indicatori economici pesanti questi. Cioè, se tu produci di meno, vendi di meno all'estero, è grave. Ed è solo forse l'inizio di quello che ci costerà il calo della produzione tedesca, perché noi abbiamo tante industrie cacciavite che lavorano per i tedeschi e se loro non marciano, Non noi marciamo neanche noi. Sì. marciamo nel senso di marcire, non marciare. Quindi noi ci aspettiamo comunque per un 2024 e un 2025 un peggioramento Anche per ulteriore della 2023, situazione. ho paura che non abbiamo ancora visto molto del 2023, temo dei dati in peggioramento. Non è un bel periodo, di sicuro. E poi c'è una guerra in corso, crepano decine di migliaia di persone, te stai dando pure le armi per far sì che ne muoiano anche di più. Quando dici, ah, le armi italiane salvano delle vite, a volte. A volte sì, a volte no, perché prolungano un conflitto, prolungano oltre natura un conflitto. Rendiamoci conto che l'Ucraina, se fosse stata per le sue forze, a giugno dell'anno scorso Era avrebbe fatta, sì. perso. Hanno iniziato a rifornire di I tutto. blindati e quant'altro, Un anno fa noi abbiamo causato un prolungamento del conflitto di un anno. E non ne cambieremo l'esito.
Comunque, appunto, non è che pensiamo di migliorare la situazione, non è che quest'inverno, gli ucraini sono in Crimea. Che Non ma credo, neanche io, no? Adesso poi magari verrò smentito, ma non no, ne credo, dubito. e temo fortemente che il conflitto si chiuderà allo stesso modo che se noi non avessimo interferito, che se noi non ci fossimo palesati come nemici della Russia, se non ci fossimo palesati come Deus ex machina dietro appunto tutto il conflitto, fornendo di tutto e di più affinché morissero più ucraini, perché poi alla fine delle fini stiamo cercando di far morire più russi, ma causiamo anche la morte di molti più ucraini. E un anno di guerra dopo, il bilancio qual è? Dov'è la positività di tutte le forniture d'armi occidentali, al di là del sangue che scorre da una parte e dall'altra? Guadagno Guadagni territoriali, qualcosa sul piatto? Niente. territoriale, il territorio c'è oggi, c'è domani, ci sarà quando saremo tutti morti, ci Ah, sì, sarà è il anche nostro per i pianeta nostri sempre, sì. nipoti e i pronipoti, eccetera. E magari non sarà più di nessuno di quelli che ci sono oggi, tra 300 anni, chi lo sa? Ma il punto è le vite che sono perse, che sono andate perse, il sangue che si è perso. Le infrastrutture che sono state distrutte in questo anno, che fino a quel momento, fino all'anno scorso, erano state risparmiate. Putin ha fatto di tutto per tenerle intere quelle, mi sembra di capire. Fino a che ha potuto, praticamente sì. Appunto. Il punto è, quando sarà finita, e sarà finita come finiva probabilmente un anno fa, cosa diremo a loro? L'abbiamo fatto per voi? L'abbiamo fatto per voi? Noi abbiamo fatto quello che potevamo fino alla fine, come dice la Juventus, per dire, qualcuno l'ha detto di noi, fino alla fine. Cosa significa fino alla fine? Che poi mandiamo i soldati, non abbiamo più neanche le munizioni per i nostri. Partecipare a un conflitto più vasto significa dover produrre 10 volte tanto di munizioni. Se tu non riesci a produrne per l'Ucraina adesso, cosa fai se poi aumenti ancora il Ma poi conflitto? dovrebbero essere già pronte, non prepararle per... Ormai è già tardi, dovevano essere pronte prima. Esattamente. Qualcuno dalle nostre parti ha fatto molto male i conti. E io vorrei sapere chi è che gli presentava i piani, che diceva: allora le prospettive sono queste, no? C'è. Successo, 100%. Sì, sicuramente falliranno, chiuderanno. Guardi, guardi, guardi qui. Chiudono senz'altro le munizioni, i missili A finiscono. pagina 3 Finiscono. sulle A pagina statistiche. 3 c'è la disponibilità dei missili da parte della Russia, delle munizioni, gli stoccaggi dei carri armati. Io ho visto della gente che dava ai russi la disponibilità di 4.000 carri armati. Ma stiamo scherzando. Qualcuno ha viaggiato su Oryx, questa narrativa, l'ha sfruttata. che diceva di contare assolutamente in maniera affidabile le perdite dei mezzi militari, no? Da parte russa, adesso che deve dar conto delle migliaia, centinaia di mezzi che sta perdendo l'Ucraina, ha detto che è stanco e chiude l'attività. Per favore, ridimmi il nome perché ti stavo parlando sopra. In Oryx. Oryx, Oryx ok. chiude, Ah, chiude il sito? Era aperto durante la Siria, mi è ricordo. È stanco, stanco. sì, è Noi stanco, contiamo stanco. le pecore la sera, lui conta i carri armati, adesso è Contava i carri stanco. armati, poi molte volte, perché poi l'affidabilità da chi era garantita? Voglio dire, è un sito olandese, non è esattamente in un paese al di sopra delle parti, no? È come. Contava un po' così. Cinque, Ma chi lo sa? 10, 20, li vede passare, ma spara numeri a caso. Beh, chiude. Una fonte di disinformazione chiude. Mi dispiace, però dà il senso anche di quello che sta avvenendo. Cioè, piuttosto che prendersi la responsabilità di aver detto delle scemenze per tot tempo, ecco, piuttosto si chiude.
noi abbiamo visto comunque nuove forniture di carri armati russi viaggiare su treno. Da dove arrivano? Non erano ferme le fabbriche Era sì. von der Leyen. I chip mancavano per i missili, eppure ogni notte ce ne Non... sono. Quante lavatrici hanno smembrato per fare i carri? Von der Leyen. Dai. Qui hanno lavorato a ciclo continuo tutte le fabbriche. Sono andati su tre turni. Da noi dicevano hanno le fabbriche ferme. Quelli le stavano passando a tre turni. 24 ore al giorno. Prima facevano la giornata. Hanno triplicato le produzioni. E noi, a noi ci raccontavano che avevano, a causa delle sanzioni avevano le fabbriche ferme. Ma stiamo scherzando. E abbiamo a che fare con Pagheranno degli analisti speciali. politicamente, in Occidente, chi pagherà? L'Alternative for Deutschland, quella sottospecie di banda di ultradestra nazionalista tedesca, pare che si voglia presentare con un programma per tirar fuori la Germania dall'Unione Europea. Pensate Beh, non è una cattiva idea, ecco. se poi hanno veramente molto successo. Ci ridevano quando è uscito la Brexit Party, no? L'UKIP. Sì. Poi hanno vinto. Quindi ci troviamo comunque sia in Europa in una stagione completamente nuova dove tutta la pace che ci hanno paventato, mostrato, beh, potrebbe venire meno in qualsiasi momento. Quale pace? No, la pace tra le nazioni, sai, le nazioni europee. Nostre Parliamo. interne? Sì. Tra le nostre interne, per carità, c'era una guerra commerciale in atto. La guerra non si combatte solo con le armi, si combatte anche con la corruzione, si combatte con le leggi, si combatte con l'economia. Ma infatti. L'Italia è stata deindustrializzata, altri paesi si sono iperindustrializzati, sono campati sulle disgrazie degli altri. Disgrazie nel senso che avessimo avuto un'altra classe dirigente, probabilmente avremmo saputo trarre ampio beneficio dall'Unione Europea con quella che ci è toccato dopo il Venduti, 93. sì. Imposti, venduti, Io uno no, non dico lo può sapere. incapaci. Io Sì. dico incapaci, che è diverso. Perché questo è evidente dai dati. Il resto non lo so. Quindi Stefano, abbiamo fatto 1 ora e 20. Abbiamo ancora qualcosa da dire? no, l'offensiva l'abbiamo trattata, sono 17 giorni. La von der Leyen, ah sì, è in corso in Inghilterra proprio oggi l'incontro per parlare appunto dei fondi per la ricostruzione ucraina. Ed è qui che è emersa la posizione di alcuni che dicono che sarà la Russia a occuparsene. E il problema è che lo dicono intendendo una cosa, ma velatamente ne stanno dicendo un'altra. E Sì, questo è il fatto. abbiamo perso, tra virgolette. Quando È una segreta ammissione per il momento. hai Biden che inizia a dire, ma il rischio che Putin usi la bomba c'è, quindi esiste. Vuol dire... Calmi, più di tot non possiamo fare. E Lukashenko, tra No? l'altro, si è riempito la Bielorussia di testate, o sbaglio? Sì, stanno arrivando perché in caso di aggressione la Polonia ha detto chiaro e tondo che sta addestrando forze per sovvertire l'ordine democratico in Bielorussia, Bielorussia, sì. per causare un colpo di Un Stato, golpe. un golpe in Bielorussia. Ma ci rendiamo conto? Una guerra E civile. lo stanno ammettendo, E lo dicono apertamente, approfittandosi del fatto che sono difesi dallo scudo della NATO, no? Loro si approfittano dicendo queste cose qua. Ed è un atteggiamento che andrebbe sanzionato pesantemente in sede della NATO e dell'Unione Europea. Ah, le Nazioni Unite anche, perché nessuno ne parla di questo genere di cose. Esattamente, esattamente. Perché le Nazioni Unite non funzionano come dovrebbero funzionare. Esattamente così come non ha mai funzionato come avrebbe dovuto delle intenzioni dei padri fondatori ai tempi, Trattato di Roma, se ben mi ricordo, l'Unione Europea.
doveva essere qualcosa di diverso, evidentemente, da quello che è diventato. Va bene, Mi lascio. sembra un po' comunque la situazione dell'ISIS, dove te li fanno vedere come dei bravi ragazzi, dei beniamini, e poi sono dei All'inizio, se ti terroristi. ricordi, erano i partigiani Eh sì, contro Saddam, no? Cioè, sì. scusate, contro Contra Assad. Assad, sì. Contro Assad. E se non fosse stato che iniziavano poi a fare delle cose turpi, sarebbero rimasti tali e quali. Eppure. Stefano, un abbraccio, grazie mille per tutte le notizie che ci porti sempre. E guarda che mi chiedono ancora la diretta nostra. Prima o poi la facciamo. Io ti ho già dato una notizia in queste settimane passate che sarebbe cambiato qualcosa per me e forse Va succederà bene, adesso non così. diciamo niente, vediamo. Esatto, e ci metteremo d'accordo. Comunque è una promessa che ti faccio, Stefano, prima o poi la facciamo. Dai, va bene. Un Un abbraccio salutone. Stefano, grazie mille, un saluto a tutti. Ciao a tutti.